Ciao a tutti e ben ritrovati ai video di Photo Art. Qual è la ricetta per avere un bell'obiettivo? Poche lenti, di qualità, una focale fissa, un'apertura che sia anche abbastanza generosa. Tutti questi ingredienti li troviamo per fare una ricetta che ci porta al 180 mm 2.8 AIS Nikkor. Questo è un obiettivo manual focus della vecchia scuola Nikkor, esiste una versione addirittura P. Comunque le lenti sono a dispersione bassa, sono delle lenti ED, sono poche lenti. Lo schema ottico è quello di un sonar, quindi un fuoriclasse del teleobiettivo, ed è uno degli obiettivi che io tengo. Questo è il quarto esemplare che ho comprato e rivenduto nel corso della mia attività, perché comunque man mano che ne trovo di più belli, addirittura questo l'ho comprato che è nuovo, era un fondo di magazzino, un NOS, New Old Stock. Devo dire che è una delle lenti più belle per questo corredo. Ve ne ho già presentata qualcuna, l'85 mm 1.4, senza dubbio, il 17-35, il 28-70 di casa Nikkor, sono ottiche davvero bellissime e vale la pena averle. Questa è una di quelle, è un fuoco manuale ma ha uno sfocato e una densità del colore che poche altre lenti riescono ad avere. Se devo fare un termine di paragone, mi ricorda molto da vicino il 350 Sonar della Zeiss, il Tessar, non il Sonar, il 350 Tessar della Zeiss, un T-Star per il corredo Hasselblad, che lo ricorda molto da vicino intanto per la qualità del fuorifuoco, che è sì morbido, però mantiene una certa consistenza, e poi per la saturazione del colore che se lo provate sulla pellicola sembra quasi spalmato in 3D da quanto riesce a far girare e a far reagire la pellicola. Sul digitale la cosa non è diversa, è molto bello, è veramente fatto bene. Dicevamo fuoco manuale, una bella ghiera per muovere ampiamente e dolcemente, in questo caso vi dico è nuovo, quindi è frizionata come i migliori obiettivi. Un paraluce incorporato, questa è una cosa che torna sempre utile perché il paraluce, sappiamo, è essenziale per fotografare. Non sempre siamo pronti, abbiamo voglia di montare il paraluce, magari svitarlo da un altro, e qui è pronto, basta estrarlo, non solo, ma sapete che in questo caso è possibile anche montare dei filtri, il paraluce si estende, quindi l'ottica è pronta per essere messa al lavoro. La ghiera dei diaframmi, eccola qua, volevo farvela anche sentire perché è un piacere muovere questi diaframmi. Questo è un AIS, quindi la produzione di alta qualità Nikkor. Si lavora in step down sulle moderne fotocamere digitali, le ultime gli riconoscono i diaframmi nei dati EXIF o comunque basta impostarle anche su quelle un po' meno recenti. Diciamo che mi pare attorno alla D90, anche se sembra di parlare di preistoria, c'è qualche problema nella lettura dell'esposizione, lavora in spot ma non col sistema Matrix. È un'ottica molto bella che consiglio un po' a tutti quanti, ho messo nel video qualche foto giusto per farvi vedere di cosa stiamo parlando. Accutanza? Sì, anche se non sembra, e questa è una caratteristica di tutte le belle lenti. Ci sono degli obiettivi di bassa produzione, mi vengono in mente i vari 18-55 per il formato ridotto, quelli che compongono un pochettino il corredo base, il kit entry level, che osservando il JPEG in bassa risoluzione sul computer sembrano persino più nitidi. L'elettronica gli dà una bella mano, gli algoritmi ricampionano come si deve e viene fuori una foto che sembra persino più nitida di questa. Poi invece a ben guardare, soprattutto quando si va a elaborare la foto, ci si rende conto che qui c'è un dettaglio che difficilmente altre ottiche raggiungono. Ho fatto una prova che purtroppo non ho documentato, quindi non posso provarvela con immagini, eccetera. L'ho fatta fra questo e una serie di zoom che per esempio il 7200 VR e il 7200 Canon, che apparentemente offrono delle immagini di altissima qualità, ed è la verità. Però di fronte a una lente con una focale fissa
molto, soprattutto e non tanto al centro, dove comunque uno zoom di quelli moderni riesce a tenere botta, ma man mano che ci spostiamo verso la periferia si nota davvero una caduta che qui invece non c'è. Quindi per gli amanti del 180, del 150 mm come lunghezza focale, direi che è un'ottica da avere assolutamente. Oggi sul mercato dell'usato se ne trovano un po' per tutte le tasche, diciamo che 350 euro sarebbe la sua quotazione, 300 per quello un po' vissuto, 400, forse anche 450 per un esemplare nuovo come questo. Non dimentichiamo che Nikon ci ha fornito una versione AF negli anni successivi, molto bella, lo schema ottico ci dicono essere quello, però in realtà non è così. La lente è diversa, la temperatura del colore è un po' più fredda, certo è autofocus e questo ci aiuta, però è anche vero che alla fin fine per un fotografo conta il risultato finale. Allora, a meno che abbiate la necessità di essere veloci nell'operatività, questo è senza dubbio 2-3 scalini abbondantemente sopra. Un altro, colgo l'occasione anche per un piccolo raffronto, il 180 AF, prendete se volete l'autofocus ad ogni costo gli ultimi esemplari, ultimi parlo proprio dell'ultimo paio d'anni di produzione, perché i primi avevano un autofocus con un tipo di tech detect un po' diverso e in condizioni di penombra vi assicuro che sono inutilizzabili. In questo caso Canon per esempio fa il pelo e contropelo in quanto a velocità di messa a fuoco e prontezza di messa a fuoco. Allora, visto che forse l'autofocus non è quello che ci interessa di più, perlomeno noi paesaggisti, questa è un'ottica veramente da preferire. A me poi il 180 piace molto anche come lunghezza focale, mi ci ritrovo molto, spesso vado in giro col 24 e 180 proprio da un estremo all'altro e c'è più o meno quello che mi serve. Molto valida con un anello distanziale da 15, da 18, diventa un ottimo obiettivo per fare soggetti ravvicinati. Beh, per forza, perché comunque quando c'è una bella lente si può usare un po' in tutte le salse, come macro, come tele, anche duplicandolo. Ecco, in questo caso è vero che riusciamo a fotografare, però è anche vero che obiettivi più moderni, quindi votati più sull'acutanza rispetto a questo, fanno meglio. Quindi se siete invece alla ricerca di un teleobiettivo che faccia un tele lungo per riprendere degli oggetti lontani e non tanto il dettaglio o anche il ritratto, perché questo è un obiettivo, non dimentichiamolo, da ritratto magnifico, allora orientatevi più su una scuola moderna. Questo è un esemplare credo unico per quello che riesce a fare ed è soprattutto molto bello a vedersi. Vi troviamo un fratello, un gemello? 180 di casa Leica, non il 2.8 ahimè, ma il Telit 3.5, forse anche mezzo pelo più bello dal punto di vista della resa del colore, non dello sfocato dove siamo al massimo livelli, ma come naturalezza del colore è un po' meno carico, è un pochettino più naturale ed equilibrato. Stiamo parlando davvero di sottigliezze, il prezzo è notevolmente diverso. Ciao a tutti, vi do l'appuntamento ai prossimi video di PhotoArt, seguitemi, ciao!